Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere qui questo pomeriggio. Diamo ora la parola al direttore generale Paolo Ronci e in seguito a Coach Giovic per le dichiarazioni preparative. Buonasera a tutti, io oggi ho voluto accompagnare il coach nella consueta conferenza stampa prepartita, perché è un po' che anche causa Covid non vi vedo, quindi poteva essere una bella occasione sia per incontrarvi sia per sedermi vicino al coach. È una cosa che mi fa estremamente piacere, anche a dimostrazione dell'unità che c'è all'interno del nostro club. Ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata anche con l'amministratore delegato Luca Baraldi, che poi ha parlato con molti di voi nella giornata di ieri, e le parole poi sono state riprese oggi dalla stampa. E quindi anch'io volevo essere qui vicino a Sasha nel prepartita di una partita per noi importante, in una manifestazione che abbiamo onorato l'anno scorso e che stiamo onorando quest'anno come l'Eurocup. Sapete, per noi l'Eurocup è una competizione che ci dà anche una finestra verso Eurolega, che è uno degli obiettivi primari del club. Siamo partiti bene e per cui volevo anche portare un po' di tranquillità, un po' di positività rispetto a quello che abbiamo visto, abbiamo letto in conseguenza a due sconfitte che ovviamente non ci hanno fatto piacere, però sono all'interno di un processo, di un percorso che parte da lontano. Io mi sono guardato un po' di numeri da quando è arrivato il coach. Noi abbiamo il 75% più o meno di vittorie, 75% di vittorie su tutte le partite giocate è un bel numero. All'interno di queste vittorie abbiamo giocato tre finali, una l'abbiamo vinta, e per cui se fra un anno e mezzo possiamo ancora parlare di 75% di vittorie e di avere raggiunto le finali nelle competizioni, penso che ci possa essere positività da spargere nell'ambiente e non cadere nel catastrofismo, nel dipingere le cose come non sono. Poi è chiaro che siamo i primi a sapere che non abbiamo giocato al nostro livello, che ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, però mi permetto anche una battuta, perché l'anno scorso a marzo in tanti pareri illustri ci hanno detto che essere primi a marzo non conta niente. E allora, se non conta niente essere primi a marzo, magari a ottobre non c'è bisogno di essere così negativi e così catastrofici. Noi sappiamo quello che vogliamo fare, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo dei principi su cui abbiamo costruito la nostra squadra, principi fondamentali come la fisicità e l'altruismo. Sono due aspetti in cui siamo in questo momento un po' indietro. Siamo indietro rispetto al livello fisico che il coach vuole per esprimere quelle che sono le sue idee di gioco, per vari motivi che non elenco perché non voglio che diventino degli alibi, però siamo indietro, lo sappiamo, e stiamo lavorando per tornare ad avere
quel livello di altruismo che l'anno scorso ci ha fatto giocare una pallacanestro a detta di tutti tra le più belle d'Europa. Abbiamo inserito dei giocatori nuovi, giocatori importanti che avevano ruoli importanti all'interno dei loro rispettivi club, e ci aspettiamo che i nostri ragazzi capiscano che qualche volta va fatto un passo indietro, va messo un po' di ego da parte e ripropongo quello che era una frase nostra dell'anno scorso, che menos is más, less is more, l'ha detto anche Josh Adams in una recente intervista dopo una cena con il coach, per cui io credo che abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare. Non neghiamo l'evidenza, non siamo contenti di avere perso due partite a casa. Ci dispiace molto, come ha detto l'amministratore delegato Luca Baraldi, di non avere all'interno di questa arena il nostro pubblico. Questa arena con il pubblico della Virtus dentro è tutta un'altra cosa, è quello che avevamo sognato, è quello che avevamo sperato, anche perché crediamo che i risultati dell'anno scorso siano stati anche figli dell'atmosfera che avevamo creato tutti insieme, un'atmosfera che partiva da noi, dai nostri giocatori, dal club, dalle persone nei nostri uffici, e che poi aveva la punta dell'iceberg nel giorno della partita, quando entrando sia al Paladozza che qui all'Arena in Fiera avevamo tutti i nostri tifosi dal parterre carico di entusiasmo delle persone che frequentano il parterre, dei nostri sponsor, sostenitori, fino al pubblico e ai ragazzi della curva che avevano creato quell'atmosfera magica, per cui magari molti dei nostri giocatori si sentivano anche più forti qualche volta delle difficoltà che gli avversari ci proponevano. Per cui ecco, ci sono questi fattori che noi conosciamo bene, che stiamo affrontando con la consueta calma e la consueta tranquillità. Crediamo che calma e tranquillità ci portino ad avere i bei risultati che abbiamo avuto insieme da quando il coach è arrivato, e studiamo anche quello che accade attorno a noi, perché abbiamo visto che Real, Barcellona, CSKA, Moscow hanno avuto dei problemi, ci sono alti e bassi, si vince una partita bene in trasferta, poi magari CSKA perde a casa in Eurolega la partita successiva, il Fener ha perso a casa, la Juve va a Crotone, fa 1-1, il Real e il Barcellona nel calcio hanno problemi ad avere continuità, per cui noi siamo anche studiosi di tutto quello che accade attorno a noi per trarre degli spunti, insegnamento e capire come affrontare una ripartenza che ci ha visto giocare fino ad oggi già abbastanza partite. Come ho detto, non siamo contenti di come le abbiamo giocate, però in Supercoppa abbiamo fatto 6 vinte, 2 perse, abbiamo fatto una finale, che comunque è una finale, e bisogna arrivarci, non era annunciata perché Venezia e Sassari sicuramente l'avrebbero voluta giocare la finale. L'abbiamo giocata degnamente contro una squadra che in questo momento è molto forte. In Coppa, in Eurocup, siamo partiti 3-0 e non è scontato viaggiare oggi in Lituania, vincere bene, andare ad Andorra, vincere bene, non è scontato. Qui in casa abbiamo battuto una signora squadra come il Kuban Krasnodar e abbiamo questo 2-2 in campionato che sicuramente non è quello che avremmo voluto, però se facciamo la somma siamo comunque
non così nella situazione di usare delle parole cariche di negatività come quelle che abbiamo sentito. Noi la negatività cerchiamo di scacciarla via, e è per questo che ieri ci siamo incontrati, abbiamo fatto, ripeto, un punto della situazione, cosa che fra l'altro io e il coach facciamo sempre, e oggi volevo essere qui con lui perché noi crediamo e siamo orgogliosi di avere l'allenatore che abbiamo e di avere i giocatori che abbiamo. Li abbiamo scelti uno per uno e siamo sicuri che troveremo la nostra strada per fare le belle cose che abbiamo fatto finora. Grazie. Prima delle domande lascio la parola a Kozlovic. Posso parlare così? Sì. Prima di tutto non è la prima volta che analizziamo in questa maniera insieme, io e Paolo, la situazione. Io apprezzo moltissimo la maniera in quale la società, sia lui che Luca, mi hanno accolto, ascoltato, anzi in quale ci siamo parlati, perché anche io ho ascoltato tanto, quindi stiamo costruendo, siamo in un'altra annata, un altro processo, un altro cammino, che ovviamente abbiamo incontrato un paio di intoppi che non ci speravamo, inaspettati, come ho già dichiarato dopo la partita. Magari anche qualche mia parola bisogna spiegarla più profondamente, però intanto è stata approfondita con chi in dovere, con Paolo sicuramente sempre, anche con l'amministratore delegato Baraldi, ma anche con i nostri giocatori, che loro devono, e mi hanno sentito molto bene, molto chiaro. Io intenzionalmente sono uscito dopo Reggio Emilia, ho detto prendo io questa cosa qua, perché è giusto che un allenatore in una uscita del genere, in una partita del genere, si faccia anche un esame di coscienza, come lo dobbiamo fare tutti, va avanti e dice: ragazzi, in questa cosa probabilmente, ma io vi guido, io vi guiderò anche dopo questa sconfitta qua, questa me lo prendo io, però me lo dovete una, anzi di più, perché penso ovviamente dal solita problematica fisica che noi affrontiamo quotidianamente, ci sono aggiunte 5-6 partite in più dell'avversaria di altro ieri, che mentre noi giocavamo Final Four qui e nell'altra tre partite di Coppa con viaggi abbastanza forti, credetemi, allucinanti, tanto è vero che queste partite del campionato in Italia si stanno allenando e stanno facendo quello che non hanno potuto fare ad estate, ad agosto, avendo settimane lunghe, anche 10 giorni lunghi, e questo si è visto nella freschezza delle reazioni sul campo. Analizzando la partita anche dopo il video si vede che ai nostri ragazzi manca il sprint, la lucidità, queste cose, freschezza, queste cose che aiutano a risolvere certo tipo di difficoltà nei momenti di difficoltà. Io dissi che non mi è piaciuto che abbiamo mollato in un certo momento una partita che è di solito noi andiamo attraverso delle, abbiamo creato questo carattere, secondo me, tutti insieme, di attraversare i momenti di difficoltà e rispondere con le armi proprie, no? Senza mai mollare. Penso che abbiamo un po' mollato, e questo è una cosa che non mi ha fatto dormire di notte, perché ovviamente tocca a tutti noi non far vedere queste cose qua. Il nostro sistema è ben noto, si vede, ovviamente il gioco dipende dalle prestazioni individuali sempre, ognuno non può scappare dalla responsabilità individuale, in primis, poi ovviamente tutti quanti, e queste sono poi le analisi approfondite che abbiamo fatto e che faremo fino ad andare avanti. Le difficoltà le troveremo, non finiranno purtroppo qui, sicuramente affrontandolo in questa maniera, come l'ha spiegato Paolo, in questa maniera che la società sta dimostrando una certa molto apprezzata vicinanza a tutti noi, e sicuramente da parte mia molto,
molto ben sentita, ma anche sicuramente a tutti quanti noi, quindi una cosa che ci può distinguere più avanti, perché questa unità può essere un valore aggiunto per affrontare tutti gli avversari, avversarie e tutte le diversità che dobbiamo trovare nel cammino. Detto questo, dovrei parlare sicuramente della partita di domani, che giochiamo contro, secondo me, una squadra, migliore squadra del nostro girone, noi permettendo, che ha disputato un ottimo pallacanestro, un pallacanestro di una atleticità abnormale, con tanti giocatori con delle gambe straordinarie. Sono da 4 anni in vertice del campionato francese, hanno disputato pure loro un paio di Final Four della Champions, hanno fatto finali dei loro campionati, anche vinti, quindi una squadra che è la società che è cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni, è una certezza della pallacanestro francese che, non dimentichiamoci, ancora adesso porta la medaglia di bronzo dell'ultimo mondiale, quindi questa qualità in continuità dei risultati della questa storica nazionale si intravede nei gioco dei singoli club, e Monaco sicuramente rappresenta questa tipica scuola francese. Noi adesso magari è il momento anche di dire che, tanto è vero che dopo Andorra abbiamo affrontato alcuni problemi fisici con alcuni nostri giocatori, in primis Teodosic, che ha fatto solo l'ultimo allenamento al 60% due o tre giorni prima della partita, si è fermato a metà per vari problemi, non lo stesso, e questo magari all'infortunio che ha partito già con la caviglia, dopo una partita qua mi pare Cantù e tutto quello, e quindi un po' dobbiamo cambiare il chip e non aspettare che un giocatore o i sempre i soliti risolvono delle problematiche quando cominciano a salire sul campo, ma ognuno di noi, un giocatore, deve prendere la propria parte nella costruzione di una vittoria. E questa è una cosa che ci vorrà tempo, stiamo lavorando e continuiamo a lavorare con tutti quanti, ci vuole tanta pazienza, tanto tempo e tanto lavoro di testa. Buongiorno, faccio un paio di domande, ne approfitto perché abbiamo la parte societaria, la parte tecnica e ne approfitto. Dal punto di vista societario hai tracciato un velocissimo bilancio partendo dall'arrivo del coach. Ti chiedo, dal punto di vista societario, al netto degli ultimi risultati e della imprevedibile presenza dell'effetto Covid, il processo di crescita della società che aveva chiaramente annunciato e che sta continuando con questa arena e con altre cose, a che punto è, ripeto, al netto di ciò che è successo nel mondo? Per il coach invece, dopo, è così, tolgo il disturbo, per quanto riguarda la parte tecnica, nelle ultime, diciamo, 3 gare abbiamo visto 3 Virtus versioni diverse. Per quanto mi riguarda, quella che aggredisce la gara e la vince ad Andorra, quella che aggredisce la gara e poi se la fa sfuggire con Reggio Emilia, e quella che la rincorre con Cremona. Non ti chiedo qual è la vera Virtus, perché mi diresti quella di Andorra, chiaramente, però insomma, 3 Virtus così diverse in pochi giorni, una tua valutazione. Grazie a entrambi. La crescita del club è evidente, a cominciare dalle strutture, che sono il biglietto da visita anche per potersi sedere a certi tavoli, perché è chiaro che è facile parlare di Eurolega, ma se non hai un'arena degna, e questa arena è degnissima, al tavolo dell'Eurolega non ti siedi. Quindi uno, la struttura; due, anche la struttura degli uffici, perché una delle cose che richiede, per esempio, Eurolega è l'organigramma, per cui sotto la guida dell'amministratore delegato Luca Baraldi penso che siano evidenti passi compiuti nella direzione di potersi sedere nei tavoli dove la Virtus Segafredo vuole sedersi. Quindi abbiamo questa arena,
Abbiamo un organigramma che è stato implementato in maniera importante ed è stato ritenuto dall'Eurolega degno di una forte candidatura anche nel caso in cui dovessimo parlare di wild card. E poi io credo che anche la struttura tecnica abbia intanto le idee chiare. Poi ci sono le vittorie, ci sono le sconfitte come in tutti i percorsi. Però io credo che la cosa importante sia quella di avere le idee chiare e non deragliare, non farsi abbagliare, non avere fretta quando qualcosa non va nel verso giusto. Quindi questi tre aspetti io li ritengo molto importanti. Abbiamo voluto questa squadra che abbiamo oggi e ripeto che siamo contentissimi di averla. Abbiamo scelto tutti i giocatori che sono qua e abbiamo mantenuto quelle che erano le nostre idee, quelle di aggiungere fisicità e l'abbiamo fatto. Abbiamo allungato il roster, adesso dobbiamo ritornare ad avere quelle qualità che avevamo l'anno scorso, quindi il piacere di passarsi la palla e quindi ecco magari un po' meno ego e un po' più voglia di passarsi la palla, ma l'abbiamo fatto l'anno scorso, non vedo perché non dovremmo farlo quest'anno. Dobbiamo dare il tempo ai ragazzi nuovi di capire. Abbiamo assoluto bisogno che i nostri leader tecnici siano in buona condizione fisica, però credo che la crescita esponenziale del club nelle varie aree sia evidente e questo, credetemi, che deve valere più dell'emotività della vittoria o della sconfitta. Cioè, non possiamo farci condizionare troppo, cioè la crescita del club va valutata con lucidità nel medio-lungo periodo e senza farsi toccare troppo dall'emotività nel bene e nel male. Ovviamente siamo gente che quando perdiamo poi non è che passiamo delle belle notti, però questo penso che capiti a tutte le squadre di vertice che hanno uomini nei posti che contano, che hanno grande orgoglio e un DNA di gente che non vuole partecipare ma vuole competere per i titoli. Paolo ha nominato una parola, emozioni, no? Emozioni secondo me sono il nostro nemico numero uno. In questo momento noi stessi siamo i nostri propri nemici, ognuno con la propria esigenza o il livello dell'asticella che si è posto e quello bisogna superarlo, a giocarci contro ogni giorno, ma non solo noi due che stiamo seduti qua, ma anche i ragazzi lì, cioè ognuno è consapevole, siamo un gruppo molto maturo, è un gruppo che percepisce le sia consigli che critiche, anche gli elogi in una maniera giusta, ovviamente reagendo con pubblico pieno dopo qualcosa che non va nel tuo verso, è diverso. Una volta se un giocatore sente il suo nome pronunciato da migliaia di persone, sono delle ali che senza quali lo sport del vertice difficilmente si possa giocare. Tornando dalla domanda delle tre virtus che abbiamo in questo momento, siamo in ricerca di mettere dentro dei pezzi che non si vedono che sono nuovi. A volte succede che nomino un giocatore al quale ovviamente subito dopo, un giocatore nuovo, qualcuno di voi mi ha fatto una domanda, dopo Andorra, non so, Amare Libegovic, no? Amare Libegovic è quello di ieri, com'era quello di Andorra.
Cioè, nella questa noi l'abbiamo scelto perché creiamo moltissimo che lui possa essere il futuro di questa società, di questa posizione, ma lui è in un processo di crescita iniziale, sia dal punto di vista di abituarsi a giocare ogni tre partite, perché dopo tre giorni, finita mercoledì, sabato già, doveva giocare una partita, la sua testa era ancora leggendo come bene ha fatto sabato. E non si può, ieri abbiamo proprio parlato di quello, dove il ragazzo, che è un ragazzo straordinario, viene e chiede scusa. E dice: io non so cosa mi è successo il primo tempo, lo so io. Cosa ti dice il tuo coach del primo giorno? Cosa devi lavorare? Guarda, concentrazione. Punto. Cioè, nel giocare nelle squadre che giocano ogni due competizioni, la concentrazione è cruciale. Cambiare il CEP dopo la partita che hai perso, l'hai vinto, è cruciale. Ma non solo noi che lavoriamo sul campo, nel tutti noi, perché appena domenica finiamo la partita, lunedì mattina dobbiamo essere tutti alle 9 pronti per preparare la prossima, che magari è una trasferta allucinante di Lefkabel, Panevisius, come si chiama, o è una partita che devi affrontare qua in campionato italiano. Perciò queste cose adesso in questo momento stanno capendo. Ho un nostro cuore di leone, capitano Ricci, no? Che l'anno scorso ha cambiato la faccia di un gruppo, di ha portato questa sua, e lo sta facendo ogni giorno, ma senza trovare via di far canestro fino a ieri. Se tu mi chiedi qual è, che io vorrei che tutti i giocatori facessero nel buono, accontentandosi dei suoi propri criteri nel bene del sistema, per cercare di vincere la partita. Ma a volte, credetemi, ciascuno di loro è dentro del loro film proprio, che cerca di trovare se stesso attraverso l'elemento del sistema. Qual è la cosa principale che mette davanti a sé un componente della squadra? Sarà quella più forte, sarà quella di uscirmene io e farmi tornare sulle mie cose che mi hanno portato qua, o entrare in un concetto che mi si chiede menos is más, ma perché? Quindi sono non pubbliche le domande, ma all'interno sicuramente, per quello che dico, è il lavoro di testa, il lavoro quotidiano, e sicuramente ne troveremo queste cose. Poi ovviamente, ragazzi, noi siamo una squadra ben fatta l'anno scorso, cioè con le forze ben precise, aggiunto alcuni pezzi. Vogliamo dare qualche credito alle squadre che si rafforzano anche nel guardando contro chi dovrebbero giocare e fare la loro bella figura o vincere contro questa squadra, come quello, esattamente quello che abbiamo fatto in primis noi due qua, non quest'estate ma estate scorsa, quando abbiamo ricostruito e mostrato e portato una idea, una linea guida di come deve essere una squadra del vertice, con i nostri limiti ovviamente, con le nostre possibilità, idee e tutto quello. Tanto è vero che quest'anno non potevamo toccare più di tanto questa parte cruciale per le problematiche anche contrattuali legate all'opportunità che avevamo estate scorsa, legata a quella agevolazione fiscale quindi sono delle cose che in questo momento ci troviamo davanti, ok, siamo questi e con questo si lavora, si cerca di migliorare. Finché può, ovviamente con una difficoltà straordinaria come la pandemia, con questo vuoto, con la società che pur volendo e dimostrandoti prima di volerti aiutare, di voler investire, di voler seguire questo percorso, tutto quello in questo momento si trova nel momento, dice purtroppo siamo questi e con questo si lavora, e noi si lavora alla grande senza dire niente, anzi dicendo a tutti quanti nostri che sono ancora dei migliori. E questo è il supporto che gli possiamo dare noi, la società ovviamente. Voi ovviamente fate il vostro ruolo, domande, richieste, cioè risposte, non lo so neanche io, opinioni, tutto quello, ci sta bene. Avrei voluto e vorrei tantissimo sentire gli urli e l'appoggio del pubblico verso i nostri ragazzi, soprattutto giocando in casa, perché secondo me in questo momento la pallacanestro, non solo qui in Italia ma ovunque, Le squadre che giocano in trasferta non sono in svantaggio. Non dico che hanno vantaggio, ma non sono svantaggiate.
E questo perché intanto siamo noi 17 che siamo in panchina, ci sentiamo solo noi e dall'altra parte si sentono solo loro, e quindi chi ha il supporto del panchinaro, che ha più urli, c'ha i tifosi dalla parte sua. Che tra l'altro è un'altra cosa a quale dobbiamo lavorare, è la squadra che deve migliorare, ognuno si deve sentire felice per il prossimo. Questa è una domanda che pongo davanti alla mia squadra anche direttamente. Ma lo siete? La risposta è non sempre, ho sbagliato, devi essere sempre. E questo non siamo arrivati per varie problematiche a questo punto, in questo momento. Sempre paragonando, no? Sempre torniamo comunque, cioè comunque qualsiasi, noi si torna se si fa il paragone con la. Bisogna fermare, questo è un nuovo treno, un nuovo percorso, e sarà così, è cominciato così finché siamo, scusate, qua, cercando di far meglio possibile. Buon pomeriggio. Ciao. E quella di domani è la 16ª gara in 50 giorni, 52 per la precisione, da quando è iniziata la Supercoppa. Ora, siccome da quello che hai detto ti manca un po' del lavoro iniziale di sistemare la squadra, di mettervi energia nel serbatoio, come gestirai questo periodo che è comunque di rincorsa? Vedi, questo è un dato che ci siamo resi conto le ultime 3-4 settimane, no? Avendo fatto dopo la finale di Supercoppa, noi abbiamo solo continuato a giocare e con pochi allenamenti, anche alcuni legati a qualche acciacco, qualche problematica di percorso, quindi è una difficoltà, perché dopo una partita del genere tu cioè il lavoro è molto semplice ma molto complesso, devi rigenerare la squadra, cambiare la mentalità che magari sei perso, gli devi rinfrescare la memoria cosa bisogna fare, allenarli bene e prepararli per la prossima partita che è già dietro l'angolo. Ma quella partita non ti aiuta a migliorare la tua condizione fisica e migliorare il tuo sistema, migliorare automatismi. E come dice il mio assistente Goran Biedl, noi quando giochiamo il nostro gioco giochiamo, quando non eseguiamo bene è dove abbiamo il problema, che ieri ci siamo altro ieri resi conto che abbiamo forzato i tiri, tipo più di 22 tiri forzati dopo un passaggio, è finita lì, non è neanche un passaggio. Quindi è chiaro segnale che manca benzina di eseguire un gioco che è molto fluido, con molti movimenti, e deve essere legato anche alla freschezza fisica. E quindi come lo gestisco? Guardo nel calendario e aspetto la finestra di FIBA. Cosa vuoi che ti dica? Annunciando a tutti quelli che avranno gli inviti delle nazionali, che ne penseremo, abbiamo già parlato, vabbè. Momento di parlare, però è così, perché 16 partite in 50 giorni, adesso mi dici in questo momento, con nostre caratteristiche fisiche, anche caratteristiche fisiche dei giocatori, cioè abbiamo un Vince Hunter che si è presentato con 10 kg in meno, ma se vi dico 10 kg in meno era come Paolo con le trecine, la trail scrivel, come lo chiamo io. No, ma è vero, quando l'abbiamo visto, e lui intanto si mette tutto questo man mano facendo il lavoro, però è uno che d'estate perde tutto. Lui dopo, poco a poco, dopo un mese, boom, è tornato, però è ancora nel processo. Dico uno, ma poi posso dire qualsiasi altro. Vediamo, l'energia è la chiave giusta, l'energia sicuramente è la chiave giusta, è ovvio che in alcuni giocatori è mancata, non solo l'altro ieri ma nell'ultimo mese, e questo non dei stessi, no? Stavano uscendo vari con questa mancanza di energia. Traslochi, asili, chi ne ha più ne metto. Ti chiedo, ricollegandomi a questo che
stai dicendo adesso, se quindi la vera Virtus, tra virgolette, quella che hai in testa è più vicina possibile al massimo della condizione, la rivedremo quindi fra un mese quando ci saranno dopo le finestre, da programma, ti dai questo obiettivo tra un mese di avere la squadra il più vicino possibile alla versione migliore che tu vorresti. E si lavora quotidianamente di vederla subito, ma ovviamente ci sono delle leggi anche lì che uno li conosce o no. Non metterei una data precisa, però sicuramente aiuterà questa momenti dove avremo o potremo avere più tempo per allenarci, per proprio fare da quello che sempre abbiamo fatto, dai nostri allenamenti, dove siamo tutti 100%, approfittiamo di tirare questa nostra forma. In Europa state andando bene, come citava giustamente Paolo i dati, e ti chiedo inconsciamente, involontariamente, secondo te la squadra dà, non dico più importanza all'Europa, ma è più concentrata in Europa e in campionato ritiene magari di avere le capacità di vincere più facilmente, diciamo. È uno dei problemi, è uno dei motivi, cioè delle cose sulle quali probabilmente starai lavorando, ovviamente. Sì, ci siamo resi conto che inconsciamente o consciamente, intanto anche noi sappiamo che l'obiettivo societario che l'abbiamo messo qua davanti dal giorno primo, lo sappiamo, e in questo momento arrivando lì si arriva tramite una competizione. Ovviamente tanti la vedono come la principale, inconscientemente o conscientemente. Non credo suona come una scusa. No, per il campionato italiano, perché l'abbiamo parlato proprio ieri, mettendo anche questo sul tavolo come appunto di pensarci. Non dico è così, ma è proprio come mi chiedi tu, cioè, cosa ne pensi, cioè, sicuramente uno di noi pensa anche in quella direzione, però finché non fai una... non li arresti, no? E li metti con la asciugamano e l'acqua in testa, pistola, dimmi la verità, è così, il giocatore non te la dirà, la verità magari neanche lì. Avevo due curiosità legate a un po' al tuo pensiero in questo momento su Stefan Marković innanzitutto. Ne ha parlato anche Baraldi nell'intervista che ha rilasciato ieri, non è certamente al meglio della condizione. Stefano, volevo chiedere un po' che approccio stai avendo anche con lui in questa fase. Ma ci aspetta una riunione adesso, senza dopo di voi. Ovviamente non è il meglio della forma e ci manca tanto. Io dissi dopo la partita le nostre forze prima, adesso sono diventate le nostre debolezze, e ieri i ragazzi hanno visto proprio due parti della lavagna dove abbiamo messo tutto quello che è la forza di una squadra vincente, che in questo momento ci manca. Quindi non è solo Stefan Marković, che ovviamente è il motore e il ruolo cruciale, che l'anno scorso portò qua proprio questo carattere guerriero. Lui ha patito due volte questo virus, una volta è stato a Belgrado, l'altra volta quando è appena cominciata la preparazione qua, dopo tre giorni è risultato di nuovo positivo, ha saltato tutta la preparazione, quindi lui gioca queste partite senza allenamenti. Ecco, questo è, magari fa un allenamento e quindi anche questa su e giù. Io vorrei vedere Marcus di Andorra, per esempio, parlando di tre, che era tre giorni prima, non quello di altra sera, che era spento fisicamente. A noi, ai nostri giocatori, questo approccio fisico soprattutto alla partita e leadership, anzi sua leadership dipende tanto dal suo approccio fisico alla partita, difensivamente soprattutto, ma anche in attacco, che ovviamente trova dei problemi. Intanto bisogna lavorarci e tirare il meglio da lui, come anche meglio dagli altri.
però sicuramente una cosa è certa, che le ultime tre partite lui ha giocato senza il suo backup, Paiola. Che Paiola quest'anno è veramente partito con un'altra marcia in senso di concentrazione, di sapere esattamente cosa si chiede di lui, di quello che portava al campo, con poche palle perse, poche cadute per terra, solo in difesa, ci cambiava il ritmo della partita, quindi abbiamo avuto un grande aiuto, l'abbiamo detto, lo nomino, però le ultime tre partite, dopo Brescia, Paiola non c'era, anzi quattro. Quindi i suoi minuti sono caduti verso qualcun altro, che in questo momento magari non ce l'ha. O qualche minuto da playmaker da Teodosic, che non dovrebbe essere a questo punto della stagione, perché ci è mancato lui. Voglio aggiungere una cosa su Stefan. Stefan è il giocatore che l'anno scorso, quando ci siamo trovati con tanti giocatori nuovi, lui è il primo che ha fatto credere a tutti che la squadra era molto forte, perché Teodosic non c'era, era infortunato, e lui dall'estate, dalle prime partite, si è caricato il ruolo di far credere a tutti quanti che noi eravamo fortissimi, e lì ha dato una spinta enorme ai compagni di cominciare a pensare come deve pensare una squadra forte, e ha fatto un lavoro incredibile. Poi è arrivato Teodosic, è entrato lì nella partita con Venezia e abbiamo visto anche Teodosic, però Stefan ha fatto un lavoro enorme e adesso è in difficoltà, lui per primo penso che lo sappia, e quindi io credo che vada rispettato e vada aspettato. E questo è quello che vogliamo fare noi, questo è il lavoro del coach e dello staff tecnico, e anche noi come club crediamo molto che appena Marković si sentirà nella condizione fisica di poter tornare a essere quel leader emotivo che è stato spesso, lo farà, e quindi anche lì, come dicevo prima, calma, tranquillità e tanta pazienza. Speriamo che gli entra il virus nell'Instagram. Sì, ecco, l'unica, speriamo che gli entra il virus nell'Instagram, così se prende il Covid del suo Instagram e lo lascia lui, siamo tutti più felici. Speriamo quello che gli entra il virus nell'Instagram, sì. Non ne possiamo più, eh? Quello sì. Ma chi lo fa? Quando io torno a casa, lo metto lì, basta. No comment. No comment. Li vorrei dare a tutti i giocatori, sai, quei vecchi Nokia con il pulsante verde, muoiono tutti. Come fai? Devi parlare con qualcuno, cioè io devo chiamare qualcuno. Ma come si fa? Mi deve rispondere, cosa gli dico? No, noi ridiamo. Avete parlato dell'esigenza di ricreare l'atmosfera dell'anno scorso, e vi chiedo se sono più che c'erano a fare fatica a costruire quel tipo di atmosfera, o se sono i nuovi che stanno più faticando a inserirsi, o tutte e due le cose. Ci manca questo. Ci mancano i tifosi, ci manca il palazzo pieno, datemi retta. Ci sono quante partite, hai detto Massimo? 16 in 50 giorni. In 50 giorni amichevoli. È finale di Olimpiadi, è finale di Mondiali, è il Final Four, è Eurolega, è finale dei campionati. C'è tanta esperienza di alcuni dei nostri giocatori o allenatori. E adesso giochi l'amichevole.
sottovalutiamo, non è per amor di Dio, parliamo però per creare quella roba lì, io non vedo l'ora che questo diventi una bolgia. Sono geloso a quelli di Kaunas, come si chiamano, che hanno il 50% di verdi, pazzesco, anche stesso Ataman di FS Pilsen ha dichiarato non è giusta la competizione perché a Lituania si permette di avere dei tifosi e noi giochiamo con 10.000 sedie, cioè si sente, il giocatore sente questo, il giocatore ha bisogno di questo, il giocatore quando fa una cosa si butta per terra qualsiasi cosa, mette la testa dove gli altri non mettono i tacchetti, come diciamo noi, manca questo. Gamble, Julian Gamble, quando ha firmato con noi, una delle prime cose che ha ricordato era la partita contro, quando lui era a Nanterre, una partita importantissima che loro sono venuti a giocare al Paladozza, e lui è una delle prime cose che ha detto sono molto contento che adesso quella roba là che ho visto ce l'ho per me, non contro di me. E prima parlavo di numeri. Noi siamo attenti così ai numeri anche degli altri sport, ci piace guardare e studiare. Leggevo una statistica della Championships, quindi la Serie B inglese di calcio, le squadre di casa finora hanno vinto il 25% delle partite. Quindi sono dati che per essere attuali e per adattarsi a quella che è la realtà attuale sono dati che vanno analizzati, vanno studiati e vanno inseriti nelle teste dei giocatori, e probabilmente va anche fatto un tipo di preparazione, di avvicinamento psicologico alla partita diversa, trovando qualcosa che sostituisce quello che normalmente dava il pubblico di casa, l'atmosfera del giocare dentro la tua arena. Altrimenti non si spiegherebbe un dato come quello del 25% delle vittorie delle squadre di casa. Noi fuori casa non abbiamo perso. Scherzo, ma mi scherza, si ride a volte, ma qualche lacrima si vede, no? Purtroppo manca tanto, cioè, a me anche personalmente posso dirlo adesso, cioè, sto qua in questa società, in questa città, con il virus, con gli amici, con la gente che cerchiamo di fare qualcosa e tutto, e vivo il mio secondo anno in questa, cioè, così anomalo, no? Chissà è l'ultimo, ma così partendo è una roba che mi manca, mi dispiace tanto personalmente. Sascha, io ho una curiosità riguardo la partita di Reggio. Nel secondo tempo hai chiamato un solo time out. C'è un motivo particolare per cui... Aspettavo di entrare nella finale perché pensavo di aver bisogno dei due che ci avvicinavamo, poi alla fine ho visto che un minuto e 20 sono andati sopra, mi volevo far soffrire i miei ragazzi più, perché io li ho visti già che abbiamo lasciato la partita. E visto che ci siamo, vi chiedo anche una curiosità sul passo indietro dell'Eurolega e dell'Eurocup, cioè, niente più 0-20, ma le partite vengono recuperate se possibile, insomma si ristruttura il calendario, e ritenete che sia la scelta più corretta dal punto di vista sia del campo che della società? Io penso di sì, ma devono trovare i calendari, secondo me devono trovare le date per far giocare tutte queste partite. Con tutto il campionato nazionale che abbiano tutte le squadre, per me è difficilissimo, quasi impossibile. Adesso bisogna vedere per le finestre cosa si fa, ma secondo me anche lì sarà un bel punto di domanda. Io avrei proposto e anche parlato l'altra sera anche con Tony Parker, dicendo ma perché non ci siamo concentrati sul campionato nazionale nella prima parte della stagione, facendo stringere tutto al nostro e giocare ogni tre giorni il nostro proprio campionato. Quindi qui fino a gennaio, non lo so, febbraio, finiamo tutto, poi ci concentriamo nelle coppe, chi bisogna ci concentrarsi nelle coppe. Aiuti alla società anche di quelle che non giocano le coppe a avere due o tre mensualità meno, di non dover allargare i pagamenti. Io magari sono stesse quantità, però non lo so adesso come
non vorrei entrare lì, però secondo me è molto più facile per i spostamenti, perché noi in Italia più o meno in una giornata vai, giochi a Varese, giochi a Brescia, giochiamo lì magari a Sassari, ma neanche a Roma, fai qualcosa di diverso, e quindi lo stesso anche le altre squadre, e quindi così anche negli altri paesi. Poi una volta quando arrivano le coppe, concentrati sulle coppe, chi li gioca, in quale maniera, qual è il girone di questo gruppo A, gruppo B, gruppo D, C, C e D, D, Eurocup in questa città, fatto tutto lì, poi fatto tutto lì, prego la finale. Eurolega, stessa cosa, facendole così, concentrandole meno tempo. Per me sarebbe una cosa... È che per chi gestisce le competizioni è tutto nuovo, quindi non hanno un'esperienza e un vissuto per poter avere dei parametri su cui prendere decisioni. Evidentemente quando hanno pensato allo 0-20 si pensava che i casi di positività non aumentassero. Nel momento in cui i casi aumentano e di conseguenza dovrebbero aumentare anche gli 0-20, fortunatamente, aggiungo io, si torna a pensare all'equità competitiva e quindi a cercare di diminuire il più possibile, di limitare il più possibile i punti assegnati a tavolino e privilegiare il risultato del campo. Poi non so se questo porterà a decisioni di concentrare le partite in un'unica sede, questo si vedrà strada facendo, però io ritengo giusto che il risultato sia quello del campo. Buono. Siamo gli ultimi due. E ci sono due immagini, una dalla partita con Cremona e una dalla partita con Reggio, che secondo me, e vorrei sapere anche il vostro parere, fanno capire il momento della Virtus attuale. Contro Cremona, Wims e Hunter cambiano su un blocco e poi Poeta segna la tripla e il coach, tu coach, ti arrabbi molto dalla panchina con i tuoi giocatori. Nella partita con Reggio, Teodosic arriva ad essere espulso. Sono due immagini che fanno capire da un lato che non ci sono ancora gli automatismi giusti che si vedevano l'anno scorso e dall'altro che un giocatore come Teodosic possa arrivare a quel punto lì perché vede che le cose non vanno bene. Volevo avere una vostra opinione. Seconda domanda è per Teodosic. No? E io non vedo dov'è la connessione forse a questi due esempi che mi stai chiedendo. Spiegameli. C'è uno che fa il cambio, Poeta si mette a 12 metri e tira, io mi arrabbio. E dov'è la connessione fra espulsione di un giocatore che si arrabbia anche con se stesso e lascia tutti noi lì, e prende un tecnico mettendosi il suo film nella testa, che non so cosa sia successo, ma vi devo neanche spiegare. Dov'è la connessione che stai chiedendo? Il fatto che non riescano ad esserci gli automatismi che c'erano lo scorso anno. Automatismi di uno che è espulso e automatismi che uno... No, il fatto che non vado... Che uno, ma io solo ti ascolto molto bene e ti ribadisco la tua domanda, quindi voglio capire cosa mi stai chiedendo. Mi stai chiedendo due episodi. Diversi cambio, tra di loro. Cambio, diverse partite. Cambio, Poeta che fa... Career Kai 7 su 8, uno di tabella, uno ultimo secondo, uno da 12 metri, e il coach si arrabbia, e c'è un'espulsione che ancora c'è un casino, non lo so, di qua di là, a te, a me, a tua fatta, no? Sono due cose, non capisco, non vedo... No, sono due cose diverse, che però, pur essendo... Sono state 70 cose in quale mi sono arrabbiato, in senso, sia l'una che l'altra partita. Non ci siamo ancora, è un segno che è... Un segno che magari si sottovaluta qualcosa, no? Questo Vince Hunter che non difende il giocatore che fino a quel momento ha fatto 6 su 7, anche se fosse a 12 metri, non è lavoro del suo lavoro, lui è in campo di stargli addosso. Questo è magari quello che gli si chiede, poi si fa, non si fa, ovvio, è ovvio che non si è fatto. Dall'altra parte si chiede anche l'altro, guidaci, fai il nostro leader, anche nelle sconfitte, anche quando le cose vanno male, senza fare questa cosa qua, questo lo posso fare solo dopo, non posso insegnare o chiedere prima, a prescindere, perché sono episodi che capitano e
sono capitati e capiteranno, non so se con lui, speriamo di no. Quindi non sono quelle che io leggo per vedere che non ci siamo, ma è ovvio che noi abbiamo lasciato due partite lì così, abbiamo perso meritatamente contro due squadre di campionato italiano, con tutte e due abbiamo vinto prime due partite in Supercoppa. Quindi lavoro di testa, non si sottovaluta nessun avversario e soprattutto non si pensa, qualcun altro ci penserà oggi. Devo farlo io, cioè partendo anche da me, poi tutti quanti sul campo, devo farlo io il mio lavoro che mi si chiede per poter vincere, perché se io faccio un po' di meno, noi si perde. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.